Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in Fratellanza Nera Azzurra. Solita raccomandazione dell'iscrizione al canale se passate qui per caso. Se vi piacciono i contenuti, like. Se volete interagire con noi, commenti. Ora io dico, no? Cioè, ieri ho fatto un video dove ho detto ditemi che siamo su Scherzi a Parte, ma mi sembra che qui non siamo su Scherzi a Parte. Si sta cavalcando un'onda, una notizia. Il buon amico Enrico Inter69 ha spiegato ieri nel video, ve lo metto dopo in descrizione, il perché. Quella testata giornalistica di Torino è l'ultima nella classifica dei giornali italiani. E si dovrebbero fare una domanda e darsi tante risposte questi imbecilli, con tutto rispetto per gli imbecilli. Perché la notizia di stamani, cioè notizia, trafiletto in prima pagina di stamani, che gli arbitri si fanno ingannare da Barella. Ora dico, no, e non ho voglia di scomodare Santi, ma mi verrebbe da buon toscano di scomodarli Santi, no? Avete vinto una Coppa dei Campioni perché forse quelli giovani come Pierre non se la ricordano e non l'hanno vissuta, no? Ma avete vinto una Coppa dei Campioni con un fallo che era 10 metri fuori l'area di rigore. Lasciamo perdere la problematica ambientale, che poi la tratteremo al momento opportuno, perché lì bisogna portare rispetto alla dirigenza del tempo, rispetto ai giocatori del tempo e rispetto ai tifosi del tempo, perché quella coppa è vero che era bagnata col sangue, ma non hanno colpa né la Juve, né i giocatori, né i tifosi, questi per ultimi come sempre, né le colpe di queste situazioni qui. Però dico, no, avete vinto, tornando indietro, una Coppa dei Campioni con un rigore, si diceva, a centrocampo al tempo, e sembrava che Boniek l'avessero ucciso perché fece una sceneggiata fuori del normale per avere il rigore. Siete andati in Coppa dei Campioni con un fallo in attacco di Cuadrado che per magia è diventato rigore a favore vostro. Ci avete un tuffatore d'aria come Chiesa, che la Cagnotto gli fa una sega, con tutto rispetto, e venite a dire che Barella è un simulatore. Il problema, ragazzi, è che non avete veramente il coraggio di guardarvi allo specchio. Oppure, come ha detto bene Enrico, cavalcate le notizie che vi fanno comodo per fare clickbait, piuttosto che vendere tre cazzo di giornali in più. E li vendete a quei tifosi beceri, che non dico la maglietta che vestono sotto, tifosi beceri, perché purtroppo la simulazione è sempre esistita nel calcio. Purtroppo nelle scuole calcio di oggi, me l'hanno detto amici che hanno i figli che giocano a calcio, insegnano a simulare. È questo lo schifo, ragazzi, è questa la cosa che andrebbe combattuta da piccolini su su. Poi la cosa sarebbe molto semplice, come ha detto Pierre a un commento sul suo video della partita dopo Inter Genoa. Una punizione esemplare. Simuli, è comprovato che simuli, perché è normale che se per caso vieni a malapena sfiorato e voli in aria come se ti avessero sparato a un polpaccio, stai simulando. Bene, un mese di squalifica. Non vado a vedere la maglietta che porti, un mese di squalifica. Ne punisci uno per delucarne migliaia, ma la punizione deve essere esemplare, non che gli dai il cartellino giallo. E poi l'arbitro dovrebbe capire quando uno simula e quando uno no, perché se io sono in mezzo all'area e corro e quello mi tocca la scarpino involontariamente, come è successo ad esempio a Lautaro, volo in terra perché volo a quel punto lì, ma mi rialzo e continuo a giocare. Che cazzo ho simulato io? Chiaro che se sembra, vi ripeto, che un cecchino dal terzo anello vi abbia sparato a un polpaccio e vi rotolate tre quarti d'ora, ma voglio dire, vi racconto una cosa che sapete tutti e fate finta di non ricordarvi. Busquets è costato a Thiago Motta la finale della Coppa dei Campioni o Champions League, che dir si voglia. Che cosa gli ha fatto la UEFA? È provata la cosa, perché voglio dire, c'erano 100.000 telecamere che guardavano che cosa facevano, però non gli hanno fatto niente. Il giocatore del Verona che cosa ha fatto?
si è tirato su, ha visto che la palla alla Valinter e si è ributtato giù. E lì l'arbitro è stato intelligente, perché ha detto: mi sta prendendo per il culo, non fischio. Quindi ragazzi, purtroppo le simulazioni fanno parte del calcio, purtroppo. Bisognerebbe debellarle, ma per debellarle bisognerebbe iniziare dalla scuola calcio e insegnargli quello che viene insegnato a chi come me ha giocato a basket, cioè che prendi una gomitata, ti tiri giù e ti ritiri su. Non è che stai a fare tante manfrine, perché tanto l'arbitro nel basket non te lo fischia, anzi rischi grosso a simulare. Però purtroppo il calcio è diventato il gioco delle ballerine, non è il gioco degli uomini in tanti versi. E quindi andare a cercare sempre il marcio nell'Inter, perché non avete altro a cui attaccarvi se non siamo capiti, vero? Per come stiamo asfaltando tutto e tutti, è abbastanza squallido e vi serve solo per l'utenza becera. È un po' come il dissing nello YouTuber, perché se volessi crescere col canale non ci vuole molto, inizia a dissare uno YouTuber, ce n'è, avete voglia, e basterebbe quello. Comunque ragazzi, domani è il compleanno della nostra Inter, io sono incasinato con la famiglia, quindi non so se riuscirò a fare un video. Se non riesco a fargli gli auguri, ci sarà un post in community. Ma soprattutto ragazzi, sempre solo forza Inter, testa a Bologna ragazzi, perché a Bologna nemmeno se ci facciano nel mezzo dell'area di rigore ci daranno un rigore, quindi bisogna essere concentrati e cercare di riportar via qualche punto, anche un pareggio va bene, però bisogna venire via con qualche punto da Bologna, anche per la testa e per preparare meglio psicologicamente la trasferta di Madrid, dove dobbiamo andare. E al Ciolo, che io il 5 maggio non me lo riscordo, e le parole d'amore per la Lazio non me le scordo, ti voglio fare un culo così.